Ma oggi Jesse non è in vena, quindi niente, si va avanti con il... Leon dà un bacetto a Jesse e si arrabbia. Gli tira addirittura 3 o 4 schiaffi. Ok, questo schiaffo è meritato, perché Leon, come cavolo ti permetti? Oggi non andremo a reagire alle pose classiche dei brawler, ma a un qualcosa di diverso, ovvero le pose proibite dei brawler. Ovviamente tutto un fan concept creato da Brawl Fusion Meme. E si va avanti con Ambra che va ad incendiare la carissima Shelly, così completamente a caso. Andiamo a vedere un pochettino cosa fa il carissimo Bo. Ha lanciato la sua freccia addosso a Semino, poverino. Si va avanti con Energetic che viene distrutto da Ambra. Va bene, non ci pensiamo. Il carissimo Angelino Schiaccialoci, distrutto anche lui da Ambra. Ma dai, ma poverino, cosa cavolo vi ha fatto Gelindo? E un altro Gelindo sempre distrutto da Ambra. Niente, Ambra ce l'ha con tutti i brawler oggi. Ambra, per favore, ora... No, ti ho detto, calmati, fermati! Fermi tutti, nel negozio è uscita una super offerta. 2 mega casse a 89 gemme. Devo assolutamente andare a ricaricare le gemme, ma prima inserisco il codice caso nel negozio, KZU. E mi raccomando, inseritelo anche voi ogni volta che andate a ricaricare le gemme. Oppure shoppate offerte come queste. Vediamo cosa troviamo all'interno della prima mega cassa. Niente, seconda mega cassa, ti prego, cacciami uno skip. Non ci costa niente, oggi sono sfortunato. Ma spero che voi sarete più fortunati. Commentate qui sotto con ciò che avete trovato nelle mega casse. Buongiornissimo, signorina Jessie. Cosa è successo? No, ma sta piangendo. Si è arrabbiata con Jack e gli ha tirato un mega schiaffo, poverina. Però io vorrei capire perché sta piangendo. Magari anche Bombardino se lo sta chiedendo. Niente, schiaffo anche a Bombardino, poverino. Il robottino si è piegato con la testa. C'è anche Semino che prova... No, no, non ne vuole sapere niente, non vuole parlare con nessuno. Lei piange e picchia tutti quanti, tira schiaffi ovunque. Abbiamo anche il carissimo Tick che addirittura gli salta la testa. Suo schiaffo secondo me è stato molto molto più forte. Iscrivetevi al canale cliccando la campanellina. E c'è Colette, fermati! Colette, calmati, è andata lì da Jesse per chiedere magari un autografo. Ma oggi Jesse non è in vena, quindi niente, si va avanti con il... Leon dà un bacetto a Jesse e si arrabbia. Gli tira addirittura 3 o 4 schiaffi. Ok, questo schiaffo è meritato, perché Leon, come cavolo ti permetti? Questa volta abbiamo Leon e il carissimo... No, Leon già prima hai dato un bacio a Jesse, adesso addirittura dai un bacio a Semino. Poi tra l'altro gliel'ha dato sulla fronte e Semino arrossisce. Si va avanti con il prossimo brawler. E niente, Leon oggi vuole baciare tutti quanti: Jesse, Semino e stavolta pure Piper. Magari ce n'è ancora un altro. C'è Nita, Nita, no! L'ha baciata in bocca! Non ci voglio credere, ma fermati un attimo. Nita è tua sorella, da quel che sappiamo, perché tutti quanti credono che su Brawl Stars Leon e Nita siano fratello e sorella. E poi c'è anche Tara, che triste, adesso si è addolcita. Quindi questo vuol dire che magari Tara vuole stare con Leon. Si va avanti con Maxine, che no, rifiuta il bacio e gli tira un mega calcio in faccia. Ben ti sta, Leon. Prima hai avuto lo schiaffo da Jesse e ora anche il calcio da Maxine. Ti sta bene. Magari c'è ancora qualche altro brawler, non dirmi che... E niente, ci ha provato anche con Ambra. Guardate qui che faccia ha fatto Ambra. È rimasta stupita perché non se lo aspettava, ovviamente. È arrivato... no, Bibi. Oh, guarda qui, guarda gli occhi di Bibi. Sembra che tipo stia pensando: oh cavolo, finalmente è successo, mi ha dato un bacio. Credevo prendesse la mazza da baseball e addirittura gliela tirava in testa. Ma niente, anche Bibi si vuole fidanzare con Leon. Magari tutti quanti amano Leon. Beh, in effetti è uno dei brawler preferiti da tutti su Brawl Stars. E poi c'è Colette, che ovviamente è super contenta. Si va avanti con Shelly in versione strega. Un altro bacio in bocca. Leon Mascalzone, per favore, calmati. Buongiornissimo, colonnello Ringhio. Come va? Attenzione, c'era Piper di là. Ma come hai fatto a non vederla? Adesso però stai attento a Gelindo, per favore. Niente, ce l'ha pure con Gelindo. C'è Leon che bacia tutti quanti e Ringhio Ronin che colpisce tutti quanti. Addirittura Re Lu è stato steso completamente a terra. Ma in questo momento c'è Energetic, quindi dovresti stare attento. No, riesci a far fuori anche Energetic. Ma come cavolo è possibile? Energetic, ti credevo un minimo più forte. Magari tu, Bull, che tra l'altro c'è anche la skin spaziale. Bull ha provato a colpire
da fare. Il carissimo Ringhio schiva tutto e c'è Bull che non sta capendo come deve fare. No, Francuccio, non toccare Francuccio. Non ti permettere di toccare Francuccio, altrimenti mi arrabbio. E poi c'è Stecca che viene distrutto. Cioè, gli ha praticamente fatto saltare la testa, poverino. Leon, intanto, come procede da quest'altra parte? Niente, lui continua a baciare Brawler e prende schiaffi da tutti quanti. Jesse, già prima gli hai dato un botto di schiaffi, adesso continui. Poi non c'è bisogno di piangere, dai. È arrivato il momento di Mortis, che niente, killa Stuni. Oggi ce l'aveva con lui Mortis, perché ha detto: non sei stato un bravo stuntman, quindi devi essere colpito. Ciao Stuni, abbiamo voluto bene, ti vediamo a recuperare tra qualche minuto. Buona giornata. Tutto ok, lasciate un bel mi piace al video, ha detto Stu. Si procede sempre con Stu. Questa volta è stato incendiato completamente da Ambro. Ma poverino, cosa vi ha fatto? Questa qui è stata molto molto bella. Attenzione, il signor Carletto che viene fatto affondare da Jackie e la sua trivella. È arrivato il momento di Maxine. No! Ha tirato un mega calcio a Stu. Ma poverino, ho capito che è uno stuntman e quindi può prendere calci, può fare salti, può essere incendiato, può essere colpito da Jackie, ma c'è un limite a tutto. Poverino Stu. Questa qui invece possiamo accettarla con il signor Francuccio. Francuccio non si tocca, può colpire tutti quanti, non ci interessa. Bravo, bravo, bravo Francuccio, sei il migliore. No, fermati, basta con sto dito. Ve lo ricordate dal video precedente? Non ce la faccio più, adesso boh, ce l'ha pure con Stu. E adesso è arrivato il momento di Stecca e di Semino Lunare. Ciao Semino, ti abbiamo voluto bene. Si va avanti sempre con Stecca Rosa. Riesci a schivare il colpo e tira un mega pugno a Stecca. Ben ti sta, prima hai colpito Semino e quindi Rosa ovviamente si è arrabbiata. No, ok, questa qui è molto molto particolare. Spike malvagio riesce a schivare tutto e killa Stecca. Ma si va avanti con Rosa. No, Rosa, ma dai, ma lei è una femminuccia, non puoi colpirla in questo modo, poverina. E poi abbiamo Energetic che viene sempre colpito da tutti quanti. Di nuovo Bull, prova a colpire anche questa volta. Stecca riesce a schivare il colpo e niente, Bull con sta skin non ce la fa proprio. È arrivato di nuovo il momento di Ring e Ronin. Riesce a colpire Stecca e lo spedisce direttamente dall'altra parte. No, Mortis, lascia in pace Colette, ti ha chiesto solamente un autografo, dai poverina. Almeno al carissimo 8-bit virus lascialo in pace. C'è una delle skin più belle di Brawl Stars, neanche lui lascia in pace. E poi è arrivato il momento di Energetic contro Maxino. Ovviamente Maxino va sempre con il suo calcio inverso che riesce a killare tutti quanti. Magari riuscissi a tirare sti calci anche all'interno delle partite, sarebbe il brawler più forte. Maxine versus Jackie. Niente, sta facendo fuori tutti quanti. Anche Jackie è stata fatta fuori con tranquillità da Maxine. Si va avanti questa volta con Bibi contro Stecca. Aspetta che Bibi sta riprendendo la sua spada mazza da baseball e ciao ciao Stecca. Ma aspettate un attimo che di qua c'è il mio carissimo amico Bo che mi ha chiesto di far vedere i suoi allenamenti con le frecce, tiro all'arco. Vediamo. Niente, con Mortis non ce la fa. Mortis addirittura distrugge la freccia. Si procede, altre quattro frecce contro Piper. Le riesce a schivare tutte quante. Niente, Bo, mi sa che devi migliorare ancora un bel po'. Ma si va avanti con il prossimo bro. Oh mio Dio, mortissimo, ma addirittura riesce a fare parkour. Let's go, prossimo brawler Rosa, brolo. Niente, ciao Bo, sei troppo scarso. E tu invece sei un pro o sei un nabbo? Scrivilo qui sotto. E mi raccomando, scorri in fondo al negozio ed inserisci il codice Kazu, KAZU. Ciao.